Siamo alla Mondadori di Nocera Inferiore con Luca Maucione, che sta per presentare il suo libro d'esordio, Balancine, un racconto di Natale, Rossini Edizioni. Ti faccio una domanda a bruciapelo. Tu hai una formazione completamente diversa, sei un economista, ti occupi di marketing. Come ti è venuta l'idea di scrivere un libro? Beh, insomma, alle prese con la scrittura creativa per aziende, per clienti, per altri brand, ho pensato in effetti di mettere a frutto questa mia passione, no? questo mio lavoro per scrivere, per dare un messaggio. Ho sentito un po' la necessità di dare un messaggio di positività, e poi all'interno di queste pagine in effetti ci sta tanta cooperazione fra persone, quindi è un po' il messaggio che volevo far passare. Ti chiederò né che cosa sa indicare il titolo, perché sennò riveleremo troppo della storia. E non ti voglio neanche chiedere nulla rispetto alla storia in sé, perché è un brevissimo racconto che è bene leggere in solitudine, o meglio, ciascun lettore deve poi trarre le giuste considerazioni. Allora io ti manderò degli input, in modo tale che chi ci ascolta comprenderà anche di quello di cui si parla all'interno del libro e sarà incuriosito per queste motivazioni. Allora, la prima cosa che mi viene in mente, dondolo. Sì, in effetti è un racconto sulle estremità, quindi come su ogni dondolo ci sono due sedute, e quindi la cooperazione, così come con la collaborazione fra due persone, in effetti è unione, quindi questo dondolo che può unire due persone. Non posso spoilerare altro, perché altrimenti si entra troppo nel merito del discorso. Ma già hai detto abbastanza. L'unione non è scontata in questo periodo. Essere uniti, essere, diciamo, collaborare per un fine comune, probabilmente può essere tanto semplice quanto difficile, ma soprattutto tanto utile. Fiducia, lanciarsi nel vuoto per un'altra persona senza avere un secondo scopo, senza conoscere il motivo per cui lo si sta facendo, ma soprattutto sapere però che quello è il motivo giusto, che quella è una speranza, che quella è la luce. Allora la fiducia ci vuole, bisogna aver fiducia in queste azioni, bisogna aver fiducia nel prossimo. Uso un termine che ti ho usato nel libro, che mi ha molto colpito, libertà comunicativa del silenzio, che ho trovato una cosa meravigliosa, però vorrei che tu aggiungessi qualcosa al riguardo. Quando due persone possono stare in silenzio di fronte a una tazza di caffè, no? Oppure quando due persone possono stare nella stessa stanza senza parlare, probabilmente è la massima espressione della libertà, è la massima espressione della fiducia di cui abbiamo parlato prima, perché alle volte si ha proprio la necessità di rompere il ghiaccio, si ha la necessità di parlare di qualcosa. Quando invece si può stare insieme, in tranquillità, in estrema fiducia, in estremo silenzio, allora si è con la persona giusta, si può lavorare con quella persona, si può collaborare con quella persona. Ultimo riferimento, il sottotitolo di Balancine è un racconto di Natale, ma in questo racconto c'è anche il mare. Cosa rappresenta all'interno di questo racconto il mare? E poi c'è una dedica molto sentita da parte tua, al mare, non solo al mare. Il mare è, diciamo, un elemento di estrema unione fra le persone. Ritorno sempre all'unione, ritorno sempre alla cooperazione. Il mare è di tutti, tocca tutti, tocca tutte le sponde, tocca tutte le persone in maniera assolutamente democratica, non fa distinzione. E il racconto, senza entrare sempre troppo nel merito, ha varie ambientazioni, una molto molto fredda, molto inglese, una invece molto molto calda, molto molto più molto molto complessa nella sua semplicità, però è assolutamente differente da quella, diciamo, da quella prima ambientazione di cui abbiamo parlato. Questo perché in effetti ritorno a quello che abbiamo già detto, è un racconto di tutti, è un racconto che non fa distinzione di ambientazione, non, è un racconto che anche nella sua estrema diversità delle ambientazioni ha un fil rouge che conduce dalla prima all'ultima pagina. Allora sì, il mare, vado in un aspetto un po' più personale, è l'elemento mio preferito, e sicuramente l'elemento del mio papà, quindi la dedica a lui naturalmente. Allora,
sta per partire la presentazione, i cellulari ci seguono dovunque, però vuol dire che qualcuno ci pensa. Anche questo fa parte della modernità e consiglio vivamente la lettura del libro scritto da Luca Mauscione, adesso lo riprendiamo ancora meglio, Balanzin, Rossini Edizioni. Grazie Luca. Grazie a te Claudia e grazie a tutti i tuoi lettori che leggeranno e vedranno questo video. Grazie mille.